mani out in parallela, il primo punto anche per Litas Martignacco. Il servizio affidato alle mani di Pascucci. Parte la Pascucci, palla che scende, Arman si impegna, ricezione positiva la sua, poi il pallonetto di Taborelli, colpevolmente Carraro in ritardo sulla linea dei tre metri, ma una buona visione di gioco dell'opposto Morregalese, che glissa nuovamente il più due Morregalese, 3-1. Va proprio Taborelli dei 9 metri, palla tagliata, colpita in fase discendente, che va a stamparsi sulla rete, il primo errore in battuta di Mondovì, 2-3. Servizio di Modestino, raccoglie bene Popolini, poi ancora Arman, palla spinta, non si fida Carraro, questa palla che usciva dopo la deviazione a muro da parte di Rossetto, punto numero 4 di Mondoville, terzo per Lee Arman, buono approccio di gara della statunitense dalle fila di Mondoville. Parte proprio Arman al servizio, palla tagliata, colpita male nell'occasione ancora da Mondovì, secondo errore in battuta e terzo punto per Litas Martignacco. Servizio nelle mani di Rossetto, parte l'opposto delle friulane, palla che scende, raccoglie Popolini, Cumino proprio per Popolini, ottimo l'intervento difensivo da parte di Barbagallo e poi sale in cattedra Giovanna Milana per il punto del 4 pari. Buona la scelta di tempo della statunitense ex Porto Rico, che va a incrociare questo pallone poco dopo la linea dei 3 metri, sale con un attimo di ritardo il muro di casa. Servizio ancora da parte di Rossetto, palla colpita troppo forte, abbondante, termina out oltre la linea dei 9 metri di fondo, quinto punto per l'LPM Banca Alpi Marittime Mondovì. Il servizio Milamontani, la palla che scende, si impegna Milana a tenere buono il pallone, lo riceve adesso di ritorno il pallonetto raccolto da Taborelli, Cumino sceglie e trova bene Popolini, pallone sporcato dal muro, Carraro alle sue spalle per la parallela molto buona da parte di Rossetto, poi Taborelli, pallone lungo, raccoglie sulla linea dei 9 metri Pascucci e poi la pipe vincente della stessa Pascucci, buon ritorno di fiamma da parte del Litas Martignacco con coach Gazzotti a colloquio ancora una volta con la sua palleggiatrice Roberta Carraro. Sicuramente sarà importante l'apporto della palleggiatrice al suo terzo anno tra le fila dell'Itas. Visconti, Cumino per Popolini, spinge la palla sulle mani del muro, attenzione perché si era fermata per un attimo Rossetto, che sembra comunque in grado di continuare a giocare. Carraro per la fast vincente da parte di Monica Mazzoleni e mette la freccia allora l'Itas Martignacco, che si porta avanti sul 6-5. Tutto a posto per Rossetto, ancora stabilmente in campo, il servizio affidato a Giovanna Milana, palla tagliata della statunitense, Arman la ricezione abbondante, in qualche maniera Cumino vince il contrasto a muro, poi Pascucci, occasione ancora per Litas che va ad attaccare da posto 2 il muro da parte di Popolini, ancora la fast, ci arriva Lee Arman, Visconti, free ball, occasione per Martignacco con Carraro che va a cercare e trova l'attacco di Pascucci, ancora Carraro per Pascucci, c'è Arman su posto 1, poi Popolini fa girare bene
questa palla, la palleggiatrice Morregalese, azione combattutissima da parte delle due squadre che si conclude con il punto vincente da parte di Alessia Popolini, arrivata con un attimo di ritardo Alice Barbagallo. Nulla da fare per le sue compagne di squadra e le due formazioni sono appaiate nuovamente sul 6 pari. Proprio la regista Morregalese al servizio, Carraro la fast provata da Mazzoleni, si oppone il muro di Mondovì, Visconti, Cubino la lascia lì per Popolini che va a stampare questo pallone sulle mani di Carraro. Poi arriva il pallonetto da parte dell'Itas Martignacco, occasione poi per Mondovì, da posto 2 per Taborelli, si scontrano le giocatrici dell'Itas, ancora un pallone recuperato da parte di Popolini, Taborelli e poi Carraro. Nulla può fare sulla diagonale stretta dell'opposto Morregalese, ma ancora una bellissima azione da parte di queste due squadre. Torna avanti Mondovì 7-6. Ancora Cumino al servizio per le rossoblù. Va la regista Morregalese e arriva il terzo errore di Mondovì al servizio. 7 pari, cambio palla. Il servizio da parte di Mazzoleni. Va la centrale bergamasca al servizio, pallone che scende raccolto da Popolini, Cumino, la fast provata da Molinaro, Visconti per Taborelli, va a piazzare questo pallone su posto 6, poi Carraro la gira su Pascucci, Arman con un mezzo miracolo si stampa sui cartelloni pubblicitari, di cuore l'intervento della statunitense Morregalese, ma il punto è per l'Itas Martignacco che si porta avanti sull'8-7. Servizio sempre affidato a Mazzoleni. Va alla centrale, classe 97 al servizio. Ancora cercata Popolini. Si ripete l'azione precedente con Molinaro che va a piazzare questo primo tempo. Ha provato a opporsi Milana nell'occasione, ma c'è il punto, il primo punto di Molinaro in questa partita. 8 pari. Battuta di Popolini. Sceglie la potenza. Popolini, zona di conflitto. Palla a metà strada tra Rossetto e Milana, arriva il primo ace Morregalese di Alessia Popolini, 9-8 per Mondovì. Ancora la schiacciatrice Morregalese al servizio, palla colpita forte, ben ricevuta nell'occasione da parte di Rossetto, poi Visconti per Taborelli, sale in cattedra Veronica Taborelli per Mondovì, nulla da fare per Barbagallo. Nell'occasione arriva il break Morregalese, avanti 10-8. Ancora Popolini la battuta. Palla forte, Barbagallo, Carraro con una mano, era un po' abbondante nell'occasione. La ricezione da parte di Barbagallo, si fa trovare pronta dall'altra parte della rete Maria Luisa Cumino. 11-8 e allora arriva il primo timeout chiamato da coach Marco Gazzotti per Unitas Ceccarelli Group Martignacco, che comunque ha giocato in maniera discreta l'avvio di questa gara. Poi Mondovì sale in cattedra nell'occasione, in particolare con il servizio di Popolini che ha messo seriamente in difficoltà la retroguardia dell'Itas Martignacco, obbligando di fatto il suo coach al quarto anno sulla panchina delle Friulane a prendersi questo break. Il
vediamo allora se le parole del proprio coach avranno effetto sulle sue ragazze. L'abbiamo visto soffermarsi qualche momento in più con Modestino. Vediamo dunque quali saranno le scelte di gioco allora che decideranno di attuare le ragazze dell'Ittas sul servizio di Popolini. Avanti Mondovì, 11-8. Palla colpita forte che termina però out oltre la linea di fondo. Quarto errore di Mondovì al servizio, 9-11. Il servizio affidato alla regista della squadra friulana, trattasi di Roberta Carraro. C'è il fischio da parte del signor Davide Morgillo che arriva in questo momento. Va Carraro e il servizio è abbondante anche su errori un po' da una parte all'altra del campo. Sul fondamentale del servizio sono 6 le battute sbagliate in totale dalle due squadre in questa prima fase di partita. Molinaro, palla che scende in qualche maniera raccolta da Rossetto che riceve questo pallone di ritorno, va a terra con un attimo di ritardo Molinaro. Il punto numero 10 allora per l'Itas Martignacco. Pascucci alla battuta, parte Pascucci, palla che scende, Arman, ricezione un po' abbondante la sua, nulla poteva fare Cumino di più nell'occasione. Anna Ali Arman che non fa sicuramente nella ricezione il suo punto forte, l'ha dimostrato anche in questa occasione. Spesso infatti gli attacchi avversari e i servizi delle squadre che si scontrano contro Mondovì la vanno giustamente a cercare per metterle in difficoltà. Ancora nell'occasione c'è però Popolini, Arma riceve questo pallone di ritorno, va a piazzare su 3 metri, ma arriva Carraro. Visconti poi per Mondovì, Cumino ancora per Arma che va alto in cielo e poi arriva Barbagallo, occasione però ancora per Mondovì, Visconti per Taborelli da posto 2, passa tra le mani del muro dell'Itas Martignacco e va a colpire con questa parallela. Nulla da fare per Barbagallo nell'occasione, 13-11. Sarà proprio l'opposto di casa da andarsi a prendere il servizio per Mondovì. Palla tagliata, ci arriva Pascucci, Carraro, pallone buono per Milana. Ancora la statunitense va a piazzare questo pallone, c'è però Visconti, Cumino, la pipe di Popolini, ancora un ottimo intervento da parte di Carraro e poi pallonetto Carraro ancora con un mezzo miracolo per Martignacco. Cumino di prima intenzione, ancora Carraro, prova a fare ordine Popolini, lì Arman alla quarta occasione, passa Mondovì 14-11, ma veramente di cuore gli interventi da parte di Roberta Carraro che va a prendersi gli applausi anche del Palamanera. Ancora Taborelli dei 9 metri. Ci arriva Barbagallo. Carraro, il primo tempo, bellissima giocata da parte dell'Itas nell'occasione. Carraro che in elevazione, rotazione delle spalle, l'attacco vincente da parte di Modestino. Nulla da fare per Mondovì che non riesce a salire con le sue centrali. Proprio Modestino alla battuta. Popolini, poi Montani. Arman, extra rotazione della spalla nell'occasione e non era veramente facile perché completamente sbilanciata sulla diagonale va a compiere una rotazione assurda della spalla destra e apposta al punto sulla parallela. 15-12, massimo vantaggio per Mondovì. Arman,
pallonetto cercato dalla statunitense dell'Ita, Scumino, poi Popolini, ottimo l'intervento da parte di Mazzoleni, ancora Arman indemoniata, ma c'è Carraro ben schierata dall'altra parte della rete, l'attacco successivo da parte di Rossetto, Cumini alle sue spalle per la diagonale provata da Taborelli, Barbagallo, l'attacco di Pascucci da posto 6, ancora Cumino per Popolini che salta da fermo, Barbagallo, poi Pascucci, libero poi di Martignacco, free ball per Mondovì che va a giocare con la fast da parte di Montani, c'è Carraro, Rossetto, ancora Carraro da posto 6, poi il pallonetto provato da parte di Pascucci, Cumino, Popolini, sparacchia Popolini out oltre la linea di fondo, non c'è il tocco a muro, ci ha provato nell'occasione Alessia Popolini, ancora un'azione combattutissima da parte delle squadre che si stanno veramente spendendo nel corso di questo primo set. Il punto numero 13 è per l'Ita Martignacco. Si aspetta per qualche istante perché mancano i palloni. Chiesta intanto la rotazione da parte di Giulia Pascucci al secondo direttore di gara, probabilmente per far rifiatare le sue compagne di squadra. Vediamo principalmente una Roberta Carraro provata dagli interventi compiuti nel corso di questi ultimi punti. Si può però riprendere a giocare con il servizio affidato alle mani di Aurora Rossetto. Popolini riceve il pallone di ritorno da Cumini e poi affonda una diagonale da posto 4 verso posto 5. Nulla da fare per Barbagallo nell'occasione. 16-13 Mondovì. Montani alla battuta. Va la centrale monregalese. La palla che scende, ci arriva Pascucci, poi il fast vincente da parte di Mazzoleni, prende il tempo alla retroguardia di Mondovì, 14-16. Milana alla battuta. Va la statunitense, palla colpita forte, Arman molto bene nell'occasione, poi Popolini va a incrociare sulla diagonale dei 3 metri, ancora Popolini, Visconti a cercare ancora la sua attaccante, gran visione di gioco nell'occasione da parte di Popolini, ma questo pallone spizzato termina un 30-40 centimetri oltre la linea dei 9 metri di fondo. Si riporta sotto Martignacco, meno 1. Milana. Palla piazzata. Arriva la fast da parte di Molinaro, cercata a poco nel corso della partita da parte di Cumino. Le scelte da parte dell'allenatore monregalese di Vivo Solforati probabilmente saranno state quella di puntare sulle loro attaccanti. Adesso ancora una volta un attacco magistrale da parte di Veronica Taborelli, che in rincorsa va ad aprire il colpo con la mano destra e va a piazzarla nell'angolino di posto 5. Davvero impossibile l'intervento da parte della retroguardia delle friulane. Cumino a raccogliere il pallone, Rossetto che va a colpire successivamente con la fast che vale il punto numero 16 per l'Itas. Servizio affidato a Monica Mazzoleni. Va la giocatrice ex Talmassons e Brescia al servizio. Palla colpita troppo forte però nell'occasione. Errore da parte anche di Mazzoleni, il terzo errore per Martignacco contro i 4 di Mondovì, 18-16 sul più 2 sempre l'LPM. Si
si riparte dal turno in servizio di Popolini. Ci arriva Barbagallo, Carraro a cercare la fast di Modestino, non si fa sorprendere Arman. Poi qualche protesta da parte di coach Solforati per un pallone portato, dice di no. Il primo direttore di gara, si spiegano a distanza il tecnico morregalese, il primo direttore di gara. Il punto comunque è di Mondovì davanti sul più 3, 19-16. Ancora Popolini alla battuta. Raccolto da parte di Milano, scusate, poi Arman va e trova le mani del muro di Martignato. Intervento scomposto a muro sull'asse Modestino Carraro. Parte Mondovì 20-16. Arriva il nuovo timeout da parte di coach Marco Gazzotti, giusto fermare il gioco nell'occasione da parte del coach delle Friulani. E timeout che viene nuovamente anche durante il timeout, scusate, durante il turno al servizio da parte di Alessia Popolini, che sta seriamente mettendo in difficoltà tutta la retroguardia della formazione friulana. Ma Alessia Popolini è una giocatrice di esperienza, ex Novara e Club Italia, una classe 2000 che ha portato tutti i suoi centimetri e tutta la sua potenza nelle fila morregalesi. Sarà interessante vedere se ci sarà il ritorno di fiamme invece da parte dell'Intas Ceccarelli Group Martignacco per questa fase finale di primo set, con Mondovì avanti sempre 20-16. Ancora Popolini la battuta. Ci arriva con un mezzo miracolo nell'occasione Milana, e poi ancora una volta l'attacco vincente da parte di Mondovì 21-16. Arriva allora il cambio da parte di Martignacco, entra con il numero 11 Sara Cortella al posto di una Giulia Pascucci. Lo dicevamo in apertura di match, non al 100%, probabilmente il suo allenatore decide di far rifiatare il proprio capitano. Popolini ancora, pallone colpito forte a cercare ancora Milana, che non è impeccabile nell'occasione, prova a mettere a terra questo primo pallone Cortella, poi Arman, buona difesa da parte di Rossetto e ancora una volta Cortella, Cumino, Arman va a piazzare questo pallone sul posto 6, Carraro ancora per l'attacco da parte di Cortella, Visconti per gli Arman, money out. Era salita bene a Muno Dalia Modestino nell'occasione, ma nulla ha potuto sull'attacco di potenza da parte di Lia Arman. 22-16, il nuovo cambio per Martignacco, dentro con il numero 17 Katia Eckel al posto di Dalia Modestino, che si ferma allo colloquio con il suo allenatore prima di accomodarsi in panchina. Servizio sempre saldamente nelle mani intanto di Alessia Popolini. La palla che scende, ricezione abbondante da parte di Milana, ci ha provato Arman e poi l'intervento a muro vincente da parte di Mondovì nell'occasione da parte di Beatrice Molinaro. 23-16, diventa difficile adesso il rientro in set da parte dell'Itas Martignacco, con Mondovì che sta sbagliando veramente pochissimo nel corso di questo primo set. Ancora Popolini dei 9 metri. Palla che scende, un po' stanca adesso Popolini, che riesce comunque a piazzare questo buon pallone, il muro di Arman sull'attacco di Rossetto. Poi ci arriva Visconti, anche Popolini regala poi questa fribolla a Martignacco. Visconti
Carraro la fast provata da Eckel, poi Taborelli va a provare a mettere a terra questo pallone, Barbagallo la pipe che diventa un mezzo pallonetto per la formazione dell'Itas, prova a fare ordine Carraro nell'occasione, pallone buono nelle mani di Cortella, Cumino, la pipe da parte di Popolini, errore un po' scolastico nell'occasione da parte della scacciatrice Morregalese, ma mi sento di sottolineare il grandissimo intervento da parte di Bisconti nell'occasione, un pallone impossibile recuperato dal libero Morregalese, ma soprattutto ancora un'azione combattutissima da parte di entrambe le formazioni. Il punto è per l'Itas Martignacco, 17-23. Prova Taborelli a spingere lungo questo pallone, lo fa sfilare alla sua sinistra Barbagallo, 18-23, secondo errore consecutivo di Mondovino, un primo set comunque giocato molto bene da parte della formazione di Vivo Solforati. La battuta di Roberta Carraro che va a incrociare, ci arriva Popolini male nell'occasione, c'è gloria anche per Roberta Carraro che va a trovare il suo primo ace personale. Allora è la volta di coach Solforati di fermare il gioco per l'LPM Banca Alpi Marittime Mondovì, e ampio il vantaggio della formazione morregalese. Comunque lo vediamo, non è contento il coach di casa per questi cali di tensione che possono costare veramente caro. Ricordiamo del buon rendimento da parte di Martignacco in stagione fino a questo momento, salvo la sconfitta col Talmassons, due successi per 3-0 e 1-3 rispettivamente contro Modica in casa, in trasferta scusate, Club Italia in casa. Un ottimo cammino fino a questo momento di Martignacco, che sicuramente vende la cara la pelle. Si riparte dal turno in servizio di Roberta Carraro. Popolini, buona la ricezione da parte della schiacciatrice morregalese con la mano sinistra, un mezzo miracolo a parte di Ria Arman, e poi Beatrice Molinaro va a fermare in muro 1 l'attacco in pipe provato da 6 da parte di Martignacco. Grandissimo intervento in fase difensiva da parte di Mondovì e primo set point proprio nelle mani in battuta di Beatrice Molinaro. La palla che scende e svirgola Rossetto, che deve regalare free ball proprio a Mondovì. Popolini, Cumino, Arman, ed esce la firma di Lee Arman, 25-19 passa Mondovì. Allora un 7-0. Ci risentiamo tra pochissimo, sempre qua in diretta dal Pallamanera di Mondovì. A più tardi.
squadre che tornano in campo per questo secondo test tra LPM Banca, Alpi Marittime, Mondovì e Itas Ceccarelli Group Martignacco, che vede avanti la formazione di coach Bibo Solforati per un 7-0, il parziale di 25-19, per una partita che ha visto due squadre affrontarsi fino a questo momento a viso aperto su entrambi i campi. Unitas Cittafiere, che nonostante i 6 punti di distacco in questo primo set, ha disputato un'ottima gara fino a questo momento. Mondovì, che ha sbagliato anche meno di Martignacco, che si trova comunque giustamente in vantaggio per un 7-0. Si riparte dal servizio di Alessia Popolini, palla che scende, raccoglie Barbagallo, Carraro, poi l'attacco vincente da parte di Cortella, rimasta in campo in questo secondo set al posto di Giulia Pascucci. 1-0 Martignacco, battuta affidata a Roberta Carraro. Va la palleggiatrice alla battuta, Popolini, Visconti la lascia lì per l'attacco da parte di Arman, si difende Carraro. Cumino ancora per Arman, che incrocia questo pallone, ma Carraro è sugli scudi, occasione ancora per l'Itas Cittafiere. Arman, Cumino, Taborelli, il pallonetto vincente da parte di Taborelli, arriva l'1-1 da parte di Mondovì. Sarà la volta di Beatrice Molinaro di presentarsi dei 9 metri. Fisk da parte di Davide Morgillo, che arriva in questo momento. Parte la centrale di casa, Carraro per l'attacco da parte di Rossetto. Cumino, Arman dai 3 metri, nulla da fare per la retroguardia dell'Itas Martignacco, salita alta in cielo la statunitense, un pallone colpito veramente con una potenza veramente spaventosa. Avanti Mondovì, 2-1. Ancora Molinaro, ricezione abbondante da parte di Milana, e poi la parallela vincente di Taborelli, subito un ottimo ritorno di fiamma da parte di Mondovì, che con un secco 3-0 torna avanti 3-1. Ancora Molinaro la battuta, buona ricezione all'occasione da parte di Rossetto, poi l'attacco vincente da parte di Cortella, perché Popolini non si fida a recuperare questo pallone per non far male alla sua compagna di squadra. Arriva il cambio palla, il punto del 2-3. Cortella la battuta, Arman svirgola nell'occasione, chiede scusa alle sue compagne di squadra, arriva il primo ace personale per Cortella, il secondo per l'Itas Martignacco, formazioni su 3 pari. Ancora Cortella, ci arriva Popolini, poi palleggio, una mano da parte di Cumino, Milena, e poi il punto vincente da parte di Mondoville, muro punto da parte di Mila Montani. Non era facile nell'occasione per la centrale morregalese. 4-3 Mondoville. Taborelli alla battuta. Pallone è lungo, quello servito da Taborelli, out oltre la linea dei 9 metri di fondo.
4 pari. Modestino al servizio. Va alla centrale Di Martignacco alla battuta. In qualche maniera Arman che riceve questo pallone di ritorno da parte di Bisconti. Se non fa della ricezione il suo punto forte, lì Arman quando sale alto in cielo e mette a terra i palloni fa male. E fa male come? 5-4. Mondo B. Lì Arman alla battuta. La statunitense, pallone piazzato in qualche maniera tellone, poi l'incrocio da parte di Rossetto, occasione per Mondovì, Popolini, ci arriva Carraro, Barbagallo, l'attacco in quattro da parte di Milana, pallone che si impenna, quello colpito da Bisconti che va a colpire l'impianto di condizionamento del palamanera di Mondovì, formazioni ancora appaiate, 5 pari. Rossetto alla battuta. Va all'opposto di Martignacco, ma il pallone termina sulla rete. Primo errore in battuta anche per Martignacco in questo secondo set. 6-5 Mondovì. Montagna alla battuta. Palla che scende, ben raccolta da Tellone. Carraro per l'attacco in fast da parte di Rossetto. Pallone che torna buono dalle parti di Martignacco, che va a attaccare con la fast vincente da parte di Mazzoleni. Salta da solo a uno Popolini con Molinaro che decide di rimanere piazzata vicino a posto 3. 6 pari. Milana alla battuta per Martignacco. Palla colpita forte. Umino, Molinaro affonda la fast vincente Beatrice Molinaro e va a raccogliere il suo primo punto in questo secondo set. 7-6 Mondovì. Sarà la volta della regista monregalese Maria Luisa Cumino di presentarsi alla battuta. Palla ricevuta in qualche maniera da Rossetto, che riceve poi di ritorno da parte di Cortella. Non era facile nell'occasione l'intervento da parte di Sara Cortella, che rimette al centro una gran bella palla per l'attacco in sé vincente da parte di Rossetto. 7 pari. Mazzoleni alla battuta. Si può riprendere a giocare. Palla che scende, ci arriva Popolini, Cumino a cambiare il gioco per Taborelli, non si fa impensierire il muro di Martignacco nella prima occasione, che poi sale con un attimo in ritardo sul secondo attacco da parte di Taborelli. Muro composto da Modestino e Carraro, arriva il money out che vale il nuovo vantaggio monregalese 8-7. Popolini alla battuta per Mondovì. Palla colpita male da Popolini nell'occasione che termina out lateralmente. 8 pari. Cambio palla che porta Roberta Carraro al servizio. Va la palleggiatrice dell'Itas Martignacco alla battuta. Popolini, Cumino in qualche maniera, e poi è bravissima a leggere questa palla dal Modestino, che va a fermare a muro l'attacco in primo tempo da parte di Beatrice Molinaro. Scusate, 9-8 per Martignacco.
battuta di Carraro. Arman, ricezione abbondante, ottima scelta di gioco da parte di Roberta Carraro al servizio che va a piazzare questo pallone sui tre metri. Sorpresa la retroguardia monregalese, prende la freccia e trova il break del più 2, 10-8 Martignacco. Carraro ancora la battuta. Arman, pallone che si impenna, Popolini per la stessa Arman, pallone basso, quello dato di ritorno da Popolini con di Arman che va a stamparsi sulle mani del muro, ben piazzato da parte dell'Itas Martignacco che trova il suo massimo vantaggio della partita, 11-8. Ancora il servizio da parte di Roberta Carraro. Arman, Cumino, ancora per Arman, ancora il muro di Martignacco, distinto ci arriva Popolini e poi la pipe che termina out da parte di Milana. Arriva il 9-11 di Mondovì grazie a questo colpo con la mano di richiamo da parte di Popolini che ha sorpreso la difesa di Martignacco. 11-9. È buono il servizio da parte di Beatrice Molinaro, 5-5 battezzato out da parte dell'Itas, 11-10. Ancora Molinaro al servizio. Pallone lungo, ci arriva Rossetto. Carraro di ritorno per Rossetto. La parallela del 12-10. Non sale il muro di Mondovì, preso in controtempo nell'occasione. 12-10. Sarà Cortella la battuta. Popolini deve rincorrere il pallone, Cumino arriva dalle parti di Arman che va comunque a incrociare a terra questo pallone, Visconti poi per Mondovì, Cumino ancora per Arman sui tre metri, piazza, ci arriva un po' svirgolando il pallone Milana e poi l'attacco vincente, seconda battuta da parte di Aurora Rossetto, staccato da rete il muro di Mondovì col pallone che si stacca. Torna sul più 3 l'Itas Ceccarelli Group Martignacco, 13-10. Cortella, Arman, Cumino per lì, Arman prova un mezzo pallonetto ma è attentissimo ancora una volta il muro di Martignacco. Nell'occasione non si fa sorprendere, con la mano sinistra mette a terra facilmente il pallone Dalila Modestino. E allora sul 14-10 è la volta di coach Matteo Solforati per fermare il gioco per le sue ragazze. Qualcosa da rivedere nelle fila di Mondovì che comunque va aperto alla grande anche questo secondo set, ribaltando immediatamente il parziale sotto per 1-0, si sono portate avanti sul 3-1 e poi il ritorno di fiamma di Martignacco meritatamente avanti per 14-10 nel corso di questo secondo set. Le formazioni che tornano nuovamente in campo per disputare questo secondo set. Il parziale delle giocate vede avanti Mondovì per un 7-0, 25-19, conduce invece il secondo parziale di gioco l'Itas Martignacco 14-10. Servizio sempre affidato a Sara Cortella. Popolini, Cumino alle sue spalle per l'attacco di Taborelli. Barbagallo fa girare per Rossetto. Aurora Rossetto,
15-10. Ancora Cortella la battuta. Palla tagliata. Popolini con una mano, Cumino, nulla poteva rifare in più nell'occasione, fischiata palla portata. La palleggiatrice moregalese prova a spiegarsi con il primo direttore di gara, ma la difficoltà in fase di ricezione sulla seconda linea, sono nella zona di conflitto tra posto 5 e posto 6, là dove sono situate Arman e Popolini. Cercate anche nell'occasione, buona l'arrivo da parte di Arman. Taborelli, pallone sporcato dal muro, Barbagallo l'attacco in parallelo, ancora provato da Rossetto, poi Taborelli spinge questo pallone, Carraro e la pipe in attacco provata su posto 6 da parte proprio della stessa Cortella, e poi il muro punto sull'attacco in 4 di Arman. 17-10, non si passa più per Mondovì. E allora arriva il nuovo time out da parte di coach Bibo Solforati, con Mondovì che accusa il colpo nel corso del secondo set. Prova a spiegarsi Lee Arman proprio con il suo tecnico. A colloquio i due. Vediamo cosa si sentirà di dire il coach delle Moregalesi nell'occasione alla sua schiacciatrice di posto 4 in difficoltà in questa fase di gara, sia da un punto di vista ricettivo che poi sulla successiva fase di contrattacco. Il fischio da parte dei direttori di gara con le formazioni che devono rientrare in campo. Il Martignacco in vantaggio per 17-10 questo secondo set. Ancora Cortella la battuta. Arman, Cumino a rincorrere questo pallone, poi Taborelli ci prova dai tre metri, free ball per Martignacco che va a ricostruire. Carraro si affida sull'attacco in posto 2 da parte di Rossetto. Bisconti, Taborelli, ancora al muro di Martignacco. Popolini piazza il pallone, Carraro, Milana, la diagonale di Giovanna Milana, 18-10 Martignacco. Ancora Cortella dai 9 metri. La palla che scende, Popolini, Montani. E c'è il punto numero 19 ancora per l'Itas. Martignacco ricorre ai cambi, coach Bibo Solforati, fuori Popolini, dentro Trevisan in seconda linea. Importante il vantaggio delle friulane in questo secondo set, stabilmente avanti 19-10. Ricezione da parte di Arman, provano la giocata rapida con Mila Montani, ma è basso il pallone di Cumino. Doppia la formazione morregalese, allora l'Itas 20-10. Trevisan, Cumino apre per Taborelli, Carraro, è buono il pallone di Carraro, nettamente in campo, protesta da parte delle giocatrici morregalesi che ci provano nell'occasione, ma l'attacco, la difesa da parte di Carraro è buono. 21-10. Cortella, Trevisan, anche lei sbirgola questo pallone, nulla da fare per Taborelli, l'ace anche per Cortella, e notte fonda per Mondovin questo secondo set, 22-10.
ancora il servizio della schiacciatrice numero 11 Arman. Pallone difeso abbondantemente da parte di Milana e poi Montani mette a terra questo pallone. Cambio palla per Mondovì, 11-22. Taborelli. Palla colpita forte di Taborelli, Barbagallo, poi il primo tempo vincente da parte di Modestino, gran intesa di gioco con Carrara nell'occasione. 23-11 dentro Chiara Ghibaudo al servizio al posto di Dalla Modestino. Va a prendersi gli applausi del suo pubblico che l'ha vista di fatto crescere al servizio per l'Itas Martignacco. Va Ghibaudo il suo errore al servizio, 12-23. Arman al servizio per Mondovì. Va la statunitense in questa palla lunga che scende. Carraro il primo tempo provato ancora da parte di Mazzoleni. Poi incrocia Trevisan il pallone, ci arriva in recupero Tellone. Free ball per Mondovì. Cumino per l'attacco vincente da parte di Montani, una fast che termina con un pallonetto, il punto numero 13 di Mondovì. Sempre di Arman alla battuta. Parte Arman, palla sporcata del nastro, ci arriva Tellone, poi Carraro, Milana, il suo attacco vincente sporcato dal muro di casa. 24-13, arriva il set point a disposizione per l'Itas Ceccarelli Group Martignacco. Servizio di Aurora Rossetto. Palla che scende, Trevisan, Cumino, pallone di ritorno per la Trevisan che va a incrociare sui tre metri, poi l'attacco vincente di Milana. Allora si chiude il secondo set, 13-25, meritatamente vinto dall'Itas Ceccarelli Group Martignacco, situazione di uno pari. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qua in diretta dal Pallamanera di Mondovì.
formazioni nuovamente in campo per questo terzo set tra l'EPM Banca, Alpi Marittime, Mondo B, Itas, Ceccarelli Group, Martignacco. Un secondo set conclusosi nettamente a favore per le friulane con il parziale di 25-13. Tutto da rifare per Mondo B, che nel precedente parziale aveva disputato comunque una buona gara. Vediamo se ci sarà o meno il ritorno di fiamma allora da parte delle ragazze di coach Bibo Solforati. Noi approfittiamo ancora di questi istanti per aggiornarvi sugli altri punteggi delle partite che si stanno giocando. Soverato avanti per 2-7-0 su Modica, identico risultato per Pinerolo sul campo di Club Italia Chiara, e Montecchio avanti 2-0 su Catania. Nell'anticipo giocato oggi pomeriggio il ritorno di fiamma da parte di Como, che sotto per 2-7-0 contro Vicenza si impone al tiebreak per 3-2. Si ricomincia dunque, servizio affidato a Roberta Carraro. Pallone lungo di Carraro che termina out direttamente sul fondo. Primo punto è per Mondo B. Beatrice Molinaro alla battuta, cercata pochissimo nel corso della gara fino a questo momento da parte della sua palleggiatrice. Arriva intanto la grandissima palla messa a terra da Molinaro con questo suo servizio 5-6, una parabola discendente. Nulla da fare per la retroguardia di Martignacco, avanti 2-0, secondo ace della gara per Beatrice Molinaro al servizio. Rossetto, Barbagallo, ancora per Rossetto, la palla che non passa al di là del nastro. 3-0 Mondo B. Sempre Molinaro dai 9 metri. Va alla centrale di casa, palla lunga, raccoglie Milana, poi l'attacco provato da parte di Cortella, la difesa abbondante di Mondovì. Allora arriva il primo punto anche per l'Itas Martignacco in questo terzo parziale, 1-3. Proprio Cortella che si va a prendere questa battuta. Popolini, Cumino, Arman, il tocco a muro da parte di Aurora. Rossetto, torna avanti Mondo B, 4-1. Il servizio di Taborelli. Palla tagliata di Taborelli, ci arriva Barbagallo. Poi Carraro passa in un primo momento, il primo tempo da parte di Modestino, svirgola poi Arma nel successivo attacco, colpisce malissimo nell'occasione. 2-4. Dalila, Modestino a servizio. Va alla centrale al suo secondo anno tra le fila di Martignacco, la battuta colpisce malissimo nell'occasione, il servizio è out. 5-2 Mondo B. Arman, va la statunitense di Mondo B alla battuta. Carraro alle sue spalle, il pallonetto da parte di Rossetto, impreparata la retroguardia di Mondo B. 3-5 con un Martignacco che sta variando spesso i suoi colpi d'attacco, mettendo in difficoltà il sestetto rosso-blu. La stessa Rossetto adesso dei 9 metri. Visconti, Cumino per Popolini. Sale con un attimo di ritardo Roberta Carraro a muro. Passa l'attaccante monregalese, 6-3.
battuta di Milan Montani. Palla lunga ben raccolta da parte di Tellone, poi la fast trovata e vincente di Mazzoleni con la mano di richiamo ci ha provato Veronica Taborelli. Quarto punto per Martignacco. Alla battuta Giovanna Milana. Va l'altra statunitense la battuta. Popolini, bene l'occasione, poi la fast provata da parte di Molinaro. Cumino, Popolini spinge questo pallone sulla parallela, Carraro, pallone buono per Cortella. 5-6. Sara Cortella con l'ottimo intervento in fase difensiva in precedenza da parte di Monica Mazzoleni. Meno uno Martignacco, sempre Giovanna Milana la battuta. Pallone che scende, esce Gloria anche per Milana, il suo primo ace della partita. Le formazioni sono ancora lì in parità, 6-6. Parte ancora Milana. Pallone colpito malissimo in questa occasione dalla statunitense. 7-6, Mondovì con tre errori al servizio da parte dell'Itas Martignacco. Servizio affidato alla regista morregalese. Palla che scende, quella di Cumino, Carraro sulla recezione da parte di Milano e il punto di Rossetto. 7-7, formazioni ancora appaiate. Monica Mazzoleni alla battuta per Martignacco. Servizio di Mazzoleni. Visconti. Cumino, il primo tempo provato da Molinaro, facile la fase difensiva da parte dell'Itas che va a colpire ancora una volta. 8-7, il sorpasso delle friulane. Monica Mazzoleni alla battuta. Mazzoleni dei 9 metri. Palla colpita male nell'occasione da Mazzoleni, servizio out, 8-8 con 4 errori al servizio per Martignacco, tanti nel corso di questo terzo set da parte delle friulane che salgono a quota 9 totali nel corso di gara contro i 6 commessi da Mondovì. Popolini, anche lei. Pallone abbondantissimo fuori, 9-8 Martignacco. Errori da una parte all'altra del campo sul fondamentale della battuta. Si ripartirà allora dal turno in servizio di Carraro. Visconti, Cumino per Taborelli, passa sopra le mani del muro sulla parallela, nulla da fare per Barbagallo. 9-9, cambio palla e pallone nelle mani di Beatrice Molinaro. Servizio di Molinaro sporcato dal nastro. Carraro per l'attacco in parallela vincente da parte di Cortella. Non efficace il muro di Mondovì nell'occasione. 10-9. Ora è la volta di Sara Cortella al servizio. La stessa Cortella in battuta.
Popolini, fa rimbalzare il pallone sulla rete Cumino, può però giocare proprio ancora Martignacco nell'occasione con l'attacco da parte di Rossetto, poi free ball di Arman, Barbagallo, Carraro per il primo tempo, out da parte di Daila Modestino, 10 pari. Taborelli va all'opposto di casa a servizio, errore anche di Taborelli, salgono a due quelli di Mondovin questo terzo set, 11-10 per Martignacco che mette ancora una volta la freccia. Modestino, ci arriva Popolini, poi la pap di Taborelli fermata in muro a uno da parte di Mazzoleni, grandissimo l'intervento da parte della centrale friulana nell'occasione, 12-10 break per l'Itas Martignacco, 12-10. Destino, ci arriva Arman, pallone che forse sarebbe terminato out, poi bravissima la stessa Lia Arman su questo pallone di ritorno a piazzare un pallonetto sui tre metri laddove non è piazzata nessuna delle ragazze in casacca bianco-blu, 11-12 Lia Arman alla battuta. Tellone, Carraro, l'attacco provato da parte di Milana e poi tutto facile sul pallone di ritorno per l'Itas, 13-11, ancora avanti Martignacco. In questo terzo set Aurora Rossetto che va alla battuta, battuta affidata ad Aurora Rossetto. Arriva Arman, Cumino per Popolini, viene fuori un mezzo pallonetto, fa girare poi Carraro per l'attacco in seconda battuta vincente da parte di Milana, punto numero 14 per Martignacco. E allora arriva il time out da parte di coach Solforati sul più 3 in questo terzo parziale, un Martignacco che sta disputando un'ottima gara fino a questo momento, sembra aver preso le misure a Mondovì che adesso fatica a venire fuori con le sue individualità. Coach Solforati che comunque decide di continuare a giocare con i suoi attaccanti chiamati poco in causa in corso di gara, le sue centrali. Vediamo cosa deciderà di fare, allora quali saranno le scelte del tecnico Moregalesi al rientro in campo. Parziale che vede sempre avanti la formazione friulana, 14-11 in questo terzo set. Dai 9 metri l'opposto, Aurora Rossetto. Palla sporcata dal nastro, c'è Visconti, Cumino per Popolini, trova la porta sprangata da Roberta Carraro, 15-11 Martignacco, nuovo cambio nelle file moregalesi, torna in campo Francesca Trevisan al posto proprio di Popolini che ha trascinato le sue compagne di squadra nel corso del primo set in fase calante nel secondo e terzo parziale. Trevisan riceve di ritorno da Cumino, non impeccabile l'intervento a muro da parte di Carraro nell'occasione, punto numero 12 Mondovì.
servizio affidato a Mila Montani. Palla che scende, quella di Montani. Carraro, la fast che diventa un mezzo pallonetto da parte di Mazzoleni. Si lascia ingannare Molinaro. Nelle occasioni si arrabbia anche coach Solforati, va battezzato fuori questo pallone che invece è nettamente in campo. 16-12 più 4 Martignacco. Milana, battuta a tutto braccio per Milana, che va a trovare il suo secondo ace in questo terzo set. 17-12. È ancora un time out da parte di Solforati, che veramente dovrà trovare il bandolo della matassa nell'occasione, o sarà davvero troppo tardi poi per la formazione moregalese, con Unitas, Ceccarelli Group e Martignacco che non molla davvero il colpo. Prova adesso a suonare la carica, lo sentiamo gridare, anche spiegarsi con le sue ragazze della nostra postazione, il coach delle moregalesi, che si affida alle stesse giocatrici, quindi dentro in campo Trevisan al posto di Popolini al rientro squadra in campo. 17-12 il parziale dopo il secondo time out chiamato dal coach delle moregalesi. Servizio affidato a Giovanna Milana. C'è Visconti, Cumino di prima intenzione, mette a terra questo pallone, nulla da fare per la retroguardia bianca-azzurra nell'occasione. 17-13. Servizio proprio nelle mani di Maria Luisa Cumino. Va la giocatrice ex Trento e Busto Arsizio al servizio. Carraro, l'attacco in pipe sbagliato nell'occasione da parte di Aurora Rossetto. Rosicchia un punticino allora alle PM Banca Alpi Marittimi Mondovì. 14-17. Allora c'è subito il time out chiamato da coach Gazzotti, una chiamata molto intelligente da parte del coach di Martignacco, scusate, per non permettere neanche il ritorno di fiamma da parte delle moregalesi. Qualcosa da dire, si ferma in particolare a colloquio con Monica Mazzoleni, ma insomma è davvero tutto ok per le sue ragazze, che laddove aver subito nel primo parziale stanno giocando e continuano a giocare un'ottima partita in questi due successivi set. Maria Luisa Cumino la battuta. 14-17. Rossetto in qualche maniera Barbagallo va a piazzare poi questo pallone. Portella, e poi scusate, il tocca a muro sull'attacco di Trevisan. 18-14. Ancora Martignacco avanti, dentro nuovamente in campo Ghibaudo al servizio al posto di Mazzoleni. Ricordiamo al gentile pubblico di non togliere mai la mascherina, grazie. Parte Ghibaudo. Una battuta al salto della Cunese, il pallone è out, anche se di poco. Il punto numero 15 è per Mondovì. Rientra in campo Mazzoleni, qualcosa
da ridire da parte del primo direttore di gara al suo allenatore per le proteste sul precedente servizio da parte di Ghiraudo. Trevisan alla battuta. Pallone lungo anche quello di Trevisan che si spegne out oltre la linea di fondo. Punto numero 19 per Martignacco. Per Martignacco. Roberta Carraro alla battuta. Carraro alla battuta. Arman. Cumino apre per Taborelli, incrocia molto bene, ci arriva proprio la stessa Carraro. Barbagallo piazza il pallone rossetto, c'è Taborelli. Cumino, la giocata per Lee Arman, forse un po' scontata nell'occasione, e va a colpire successivamente con la pipe di Giovanna Milana, che però termina out oltre i 9 metri. Rischio per la formazione monregalese che regge bene nell'occasione. Punto numero 16 per Mondovì. Molinaro al servizio. Poi l'errore ancora una volta da parte di Molinaro, 4 errori in battuta per Mondovì contro i 5 da parte di Martignacco, tanti da parte di entrambe le formazioni scese in campo questa sera. Cortella la battuta. Arman, eccezione positiva la sua per l'attacco di Taborelli, gran visione di gioco da parte di Taborelli che taglia fuori l'intervento difensivo da parte di Martignacco. 17-20. La stessa Taborelli al servizio. Palla che scende. Milana riceve poi pallone di ritorno. Trevisan. E poi l'impianto di condizionamento del Palamanera. Punto numero 21 per Martignacco. Cambio nelle fila delle friulane dentro al servizio. Eckel al posto di Modestino. Alla centrale bolzanese al servizio. Arman deve rincorrere il pallone Cumino. Poi la stessa Arman, troppo indietro Carraro nell'occasione che nulla può fare sul pallonetto di Lee Arman. 18-21. Sarà proprio la stessa Arman a prendersi il servizio. Anzi no, scusate, c'è il cambio da parte di coach Solforati. Dentro Morgana giubilato dai 9 metri al posto di Lee Arman. Va giubilato. Fischio da parte del signor Davide Morgillo. Palla che scende, ci arriva Tellone. Poi la schiacciata tentata da parte di Milana, occasione Mondovì con Trevisan. Male a muro l'intervento da parte di Mazzoleni che chiede scusa alle sue compagne di squadra. 19-21. E arriva allora anche il secondo timeout da parte di coach Gazzotti. Seconda chiamata da parte anche del coach delle friulane, che questa volta sì, ha qualcosa da dire alle sue compagne, alle sue ragazze, scusate, che sì, sono stabilmente avanti ancora di due lunghezze, però il ritorno di fiamma di Mondovì si fa sentire. Sono due le lunghezze che separano le formazioni. 19-21 il parziale con Mondovì a servizio, con Morgana giubilato quando le due formazioni tornano nuovamente a calcare il Taraflex rosa del Palamanera di Mondovì. 19-21 in battuta, Morgana giubilato per Mondovì. Tutto pronto
Può andare allora l'ex giocatrice di Macerata al servizio. Pellone ancora con qualche difficoltà. Carraro passa poi l'attacco in un primo momento da parte di Rossetto, il pallonetto di Trevisan, pallone buono però ancora per Mondovì, sempre con Trevisan che va a incrociare questo pallone con un mezzo miracolo. Barbagallo, ed è stato vano l'intervento da parte di Giubilato, un pallone difficilissimo quello difeso da parte di Giubilano. Passa allora Martignacco, questo punto davvero importante per le friulane, più tre sul momento probabilmente più importante della partita fino a questo momento. 22-19 la battuta da parte di Rossetto. Trevisan, Cumino, la fase di Montani, buono l'intervento a Muno da parte di Milana. Carraro, pallone di ritorno per Milana, pallone dentro, punto numero 23, nuovo più 4 per Martignacco, e sale ancora una volta prepotentemente in cattedra Aurora Rossetto alla battuta. Rossetto, l'errore da parte di Rossetto, sale a 6 il conto degli errori al servizio per quanto riguarda Martignacco. Sala 20 lo score anche di Mondovì in questo terzo set, sempre sotto di tre lunghezze. Montani, Carraro, il pallonetto da parte di Milano, poi Giubilato va a piazzare la pipe, ci arriva Barbagallo. Carraro, Rossetto, il tocco a muro da parte di Mondovì. Nulla da fare per Giubilato. 24-20 e set point per Martignacco. Giovanna Milana alla battuta per il primo set point. Servizio di Milana. Trevisan, Cumino, lascia un ottimo pallone per l'attacco di Taborelli che però termina out sul fondo. 20-25 il set va a Litas Ceccarelli. Martignacco che si trova in avanti per 2-1. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qua in diretta dal Palamanera di Mondovì, allora per il quarto set. A più tardi.
Rientro formazione in campo per questo quarto set tra Mondovì e Martignacco, con le statistiche che ci dicono che se Martignacco da un lato sta attaccando meglio, seppur con statistiche non eccesse, Mondovì sta comunque ricevendo meglio, 47% di positività contro il 43%. Unitas Ceccarelli, Martignacco che comunque è più cinica sotto rete nonostante i tanti errori al servizio, 6 da una parte per Martignacco, 4 per Mondovì dall'altro. Si è giocato a fasi alterne in questo terzo set, ma decisamente Martignacco è apparsa più sul pezzo, con Mondovì che ha accusato il colpo del secondo set, chiudosi sul 25-13 proprio per le friulane, che apre bene anche nel terzo parziale avanti per 3-0. Si trova poi a chiudere, a subire una sconfitta 25-20. Visconti intanto ha provato a fare qualcosa sull'attacco da parte di Cortella, il primo punto comunque per Martignacco, 1-0. Roberta Carraro alla battuta. Rimasta in campo Trevisan al posto di Popolini nelle fila di Mondovì in questo quarto set. Proprio Trevisan a ricevere adesso questo pallone. Taborelli spinge, ci arriva in tuffo Milana, poi Cortella. Attacco difficilissimo ed efficace da parte di Cortella, che ricorda tantissimo quello visto da Arman nel corso del primo set. Salta da ferma, extra rotazione interna della spalla destra, nulla da fare per la retroguardia di Mondovì. 2-0 Martignacco. Ancora Roberta Carraro al servizio. Parte la regista numero 1 Arman a raccogliere sui 3 metri. Cumino per Taborelli, il money out, arriva al primo punto allora per Mondovì nel quarto set, 1-2. Beatrice Molinaro alla battuta. Va la centrale monregalese, palla che scende, raccolta molto bene da Milana, poi il muro di Montani, 2 pari. Ma impressionante come sia mancato l'apporto di Molinaro durante tutto il corso della partita. Una Beatrice Molinaro che ha sempre rappresentato un punto importante per tutte le sue compagne di squadra, in difficoltà in questa serata con tutta la formazione monregalese, che di fatto sta pagando lo scotto. Arman, Cumino, ancora per la stessa Arman il pallonetto, intelligentissimo perché tutta la retroguardia dell'Itas Ceccarelli era posizionata sulla seconda linea. Va a ribaltare le sorti momentanee allora di questo quarto set. Mondovì sotto 2-0, si trova avanti 3-2. Ora Molinaro con difficoltà questa volta. Milana, Rossetto, il muro da parte di Montani, Carraro e poi Modestino da sottorete. Tutto il campo a disposizione, la incrocia lì sottorete alla destra di Montani, 3 pari, tutto da rifare per entrambe le formazioni. Servizio di Cortella. Arman, Cumino, ancora Arman che va a colpire, 4-3 Mondovì. Qualcosa da ridire a Barbagallo, alle sue compagne di squadra, non contenta dell'intervento a muro della prima linea. Taborelli e la battuta.
lunghissimo il servizio di Taborelli. Pallone out, 4 pari. Martignacco in battuta. Modestino dei 9 metri. C'è Trevisan. Cumino in qualche maniera, poi Visconti a regalare free ball, non era facile nell'occasione. Carraro, l'attacco vincente poi da parte di Milana dopo il tocco a muro da parte di Montani. Punto 5, sorpasso Martignacco. Ancora Modestino al servizio. Palla che scende, Arman ci arriva anche se con difficoltà, poi ancora una volta la stessa statunitense, occasione vincente per Aurora Rossetto, 6-4 Martignacco. Modestino al servizio per la terza volta consecutiva. Va alla centrale di Martignacco la battuta. Cumino sceglie ancora la soluzione. Arman si allarga al centro a muro. Mazzoleni fa male nell'occasione perché lascia da sola Rossetto a saltare le opposti. Ali Arman che mette a terra facile il pallone del 5-6. La stessa Arman al servizio. Palla tesa. Barbagallo, ci arriva poi Carraro, l'intervento di Taborelli, poi la pipe vincente da parte di Lia Arman. 6 pari, prova Mondovì a rimanere agganciata al match, situazione di parità 6-6. Sempre Arman in battuta. Parte la statunitense. Tellone. Carraro va alto in cielo Mazzoleni per il primo tempo. C'è però la retroguardia di Mondovì attenta. Montani, poi incredibile l'attacco da parte di Milana che tiene buono il suo pallone. Cumino, pallone sporcato dal nastro. Occasione Martignacco che va a prendersi un punto. Veramente impossibile nell'occasione con Aurora Rossetto. Bellissimo lo scambio, ottima la difesa da parte dell'Itas, sfortunata c'è da dire anche Cumino che con il tocco di prima intenzione appoggia il pallone sul nastro. Tornano avanti le friulane 7-6. Trevisan, Cumino a cercare ancora Trevisan, money out, 7 pari con la palleggiatrice moregalese che sta cercando spessissimo nel corso di questo quarto parziale le sue compagne di squadra su posto 4. Montani. Raccoglie Barbagallo. Carraro, la fast provata e vincente da parte di Mazzoleni. Sale in ritardo il muro di casa, 8-7 Martignacco. Servizio affidato a Giovanna Milana. Visconti. La fast, mezzo pallonetto, vincente da parte di Molinaro. 8 pari. Ora è la volta di Maria Luisa Cumino. Cumino alla battuta. In
palla tagliata, buono l'intervento di ricezione da parte di Rossetto, poi non riesce Molinaro su questo pallone d'incontro giocato da Carraro, il punto numero 9 è per Martignacco. Servizio di Monica Mazzoleni. Visconti fa girare Comino alle sue spalle per l'attacco vincente da parte di Trevisan. Sale colpevolmente in ritardo la prima linea di Martignacco. Le formazioni ancora lì, 9 pari. Con la stessa Trevisan che si va a prendere il successivo servizio per le Monregalesi. Palla che scende, Milana. Carraro poi a cercare e trovare l'attacco di Cortella. Dopo va a salire in cattedra da Beatrice Molinaro per Mondovì. A terra questo pallone, prova la formazione monregalese allora a mettere la freccia. 10-9. Servizio sempre di Trevisan. Ricezione abbondante da parte di Rossetto. Cumino a cercare Taborelli. Attacco difficilissimo da parte di Taborelli che va a colpire questa palla nel suo punto più basso. 11-9 break monregalese. Allora arriva il primo timeout nel corso di questo quarto parziale per coach Marco Gazzotti, con Mondovì che prova a far rivedere una parte del bel gioco che comunque aveva dimostrato di poter giocare nel corso del primo parziale. Ancora tanta difficoltà per la formazione monregalese, richiede invece più attenzione alle sue ragazze. Coach Gazzotti avanti nel conto di set 2-1. Squadre che tornano in campo questo quarto set. 11-9 Mondovì. Servizio di Francesca Trevisan. La tagliata Rossetto, Carraro la fast, un pallonetto da parte di Modestino. Non buona l'intesa con Carraro nell'occasione. 12-9 Mondovì. Dentro Eckel, allora a rilevare proprio la stessa Modestino, non impeccabile nell'occasione. Trevisan. Palla che scende, si impenna, quella poi ricevuta da parte di Rossetto. Raccoglie Arman per Mondovì, Cumino, Molinaro. Il primo tempo vincente da parte di Beatrice Molinaro. 13-9. E ancora time out da parte di Gazzotti, che non vuole far scappare l'LPM Banca Alpi Marittime. Mondovì, che lo ricordiamo, seppur con qualche difficoltà, adesso macina punti importanti. Arrabbiatissimo il coach delle friulane con le sue ragazze. 'Vediamo se ci sarà allora il ritorno di fiamma dell'Litas Ceccarelli Group o se saranno le monregalesi a continuare a macinare punti importanti nel corso del quarto set. Sempre Francesca Trevisan in battuta. Rossetto. La fast provata da Eckel, palla che passa, Visconti se lo ritrova lì sui 3 metri. Poi Arman, pallonetto vincente. Ancora una volta da parte di Lee Arman, gioca di fino Mondovì in questa fase di gara, 14-9. Mondovì ancora la battuta.
impegnata ancora Rossetto. Carraro, l'intervento a muro sull'attacco di Cortella, ancora Cortello, sporca Taborelli, Cumino, Visconti alle sue spalle per Lee Arman che va alta in cielo. Lee Arman, pallone difficilissimo di Lee Arman, da posto 4 verso posto 5. 15-9, nuovo cambio nelle fila di Gazzotti, si accomoda in panchina Cortella al suo posto con il numero 15 Aurora Zorzetto. Trevisan, lungo il pallone della Trevisan nell'occasione, secondo errore al servizio per Mondovì. Cambio palla per Martignacco, 10-15. Roberta Carraro lascerà il posto al servizio a Chiara Ghibaudo. Riesce a 15, va a prendersi questo servizio Ghibaudo. Battuta tutto braccio per lei, un errore però ancora su questo fondamentale, il primo per Martignacco nel corso del quarto set. 16-10 Mondovì. Rimane in campo Ghibaudo per questa fase difensiva. La battuta di Molinaro, palla che si impenna, l'ho ricevuto da Milana, poi Rossetto, l'intervento a muro da parte di Mondovì, ancora Rossetto va a piazzare il pallone, c'è Molinaro, Cumino, Lee Arman ancora una volta al pallonetto vincente da parte di Lee Arman sui due metri. 17-10 LPM Banca Alpi Marittime Mondovì. Servizio affidato ancora una volta a Beatrice Molinaro. Palla tagliata, Rossetto, pallone di ritorno di Rossetto con un attimo di ritardo al muro di Mondovì. Cumino rende comunque giocabile questo pallone alle sue compagne di squadra. Arman, Cumino deve regalare una specie di fiball Trevisan, poi l'attacco provato da parte di Martignacco. Taborelli per Mondovì, spinge questo pallone con una mano barbagallo. Ghibaudo, il pallonetto successivo ancora da parte di Martignacco e poi Arman, palla ben difesa da parte dell'Itas. Rossetto, pallone out, non c'è il tocco a muro, azione combattutissima da parte di entrambe le formazioni, come avevamo visto fare già nel corso del bellissimo primo set disputato tra Mondovì e Martignacco. Sono proprio le Morregalesi a portare a casa questo punto, 18-10. Ghibaudo, primo tempo vincente, poi da parte di Ekel. 11-18 con Zorzetto che va a prendersi questo servizio. Zorzetto alla battuta. Va la schiacciatrice numero 15 alla battuta. Pallone lungo che termina out sul fondo, quello di Zorzetto, 19-11. Veronica Taborelli è la battuta. Buono servizio di Taborelli che trova comunque pronta Milana che va a attaccare anche in seconda battuta. Cumino, la fast di Montani, non ci arriva Cumino in fase discendente. Il muro punto è per Martignacco, 12-19. Eccola la battuta. Va la Bolzanese, pallone che scende, c'è Trevisan,
Cumino per Hartman, ancora un punto vincente da parte di Lee Hartman per Mondovì. 19-12. Cambio nelle fila. Moregalesi dentro. Laura Pasquino al posto di Cumino in prima linea sul turno a servizio di Hartman. Parte Hartman. L'errore di Hartman, palla colpita malissimo nell'occasione. Terzo errore in battuta per Mondovì. Tredicesimo punto per Martigliano. Rossetto alla battuta. Ma nuovo cambio per Mondovì, dentro Giubilato in seconda linea al posto di Lee Hartman. Fischio dell'arbitro, parte allora Rossetto. Visconti, Pasquino, gira molto bene questo pallone per Trevisan, c'è il muro di Martignacco, ancora Trevisan, le mani out. E 21-13 Mondovì. Servizio per Mila Montani. Va la giocatrice originaria di Parma. Raccoglie Zorzetto, Ghibaudo, poi la pipe provata da parte di Rossetto e poi Taborelli sparacca questo pallone nel campo avversario, ancora Ghibaudo, Milana, Trevisan, Pasquino per la stessa Trevisan, il money out ancora una volta da parte di Trevisan, buono l'approccio di gara da parte di Pasquino per Mondovì, 22-13. La battuta di Montani. Ricezione da parte di Milana, intervento a muro sull'attacco successivo da parte di Mazzoleni e poi Milana a mettere a terra questo pallone per Martignacco, 14-22. La stessa Milana va a presentarsi dai 9 metri. Palla tagliata, non si fida Trevisan che va a ricevere questo pallone. Il pallonetto di Molinaro, poi Zorzetto, si riceve il pallone in faccia dal muro morregalese. Visconti, Pasquino ancora per Molinaro, la fast vincente da parte di Beatrice Molinaro. 22-14 Mondovì, 23-14 Mondovì, scusate. Pasquino alla battuta. Palla tagliata, in difficoltà Milana che riesce a tenere buono questo pallone. Visconti distinto sulla fast da parte di Martignacco, poi Trevisan gioca col muro, Pasquino, Molinaro, il pallonetto, Ghibaudo, Zorzetto, ancora poi il successivo attacco da parte di Rossetto, Trevisan, arriva il monster block sull'asse Ghibaudo, Mazzoleni, il punto numero 15 è per Martignacco. Con qualcosa da ridire da parte del primo direttore di gara, Rossetto. Il punto è comunque per l'Itas. Mazzoleni alla battuta. Giubilato. Pasquino, il pallonetto da parte di Trevisan vincente. Tagliato fuori l'intervento. A muro non ci arriva poi la stessa Mazzoleni.
24-15, set point per Mondovì, che va a rimettere in campo Lee Harman in prima linea al posto di Giubilato. Trevisan alla battuta. Palla che scende, Rossetto non precisa, poi non si capiscono le ragazze di Martignacco. Harman sul pallone difeso da Trevisan, poi Ghibaudo, Zorzetto, la palla della vincente di Zorzetto con il solo muro a uno di Taborelli. 16-24. In battuta torna Ghibaudo, mentre sotto la nostra postazione vediamo Carraro aver tolto la divisa sportiva, quindi salvo stravolgimenti di fronte dovrebbe continuare a giocare Ghibaudo anche nel presumibile tie break che si andrà a disputare tra queste due formazioni. Arriva intanto l'ace di Ghibaudo dopo tre servizi sbagliati dalla palleggiatrice di Martignacco. 17-24. Ancora set point per Mondovì. Visconti, Pasquino per Harman, pallone out, non c'è il tocco a muro. Punto numero 18 per Martignacco. Ancora Ghibaudo la battuta. Trevisan, Pasquino per il primo tempo, vincente da parte di Beatrice Ammolinaro. Allora 25-18, formazioni appaiate sul due pari. Noi ci rivediamo tra pochissimo per commentare questo tie break. A più tardi.
squadre nuovamente in campo per questo tie break tra LPM Banca, Alpi Marittime, Mondovì e Itas, Ceccarelli Group, Martignacco, formazioni appaiate. Il risultato dei set fino a questo momento 25-19, 13-25, 20-25, poi 25-18 con Mondovì che ritrova un po' le misure dell'Itas dopo aver di fatto perso la Trevisan dal secondo set, perso col parziale di 13-25, un parziale pesante per Mondovì che comunque ha provato a ritrovare un po' della lucidità che aveva nel corso del primo parziale. Vediamo dunque allora quale sarà l'esito della gara odierna con Carraro che ha dismesso nuovamente la divisa per esserci ancora una volta da titolarissima in questo tie break. Sarà proprio lei ad aprire la battuta. Cumino, Taborelli, pallone piazzato, ci arriva la stessa Carraro, poi Barbagallo, adesso Cumino, occasione ancora per Taborelli con pallone che si impenna dopo l'intervento da parte di Rossetto, soffitto del palazzetto di Mondovì, 1-0 Mondovì. Molinaro alla battuta. Va la centrale Morregalese. Arriva al suo servizio 5 su 5, ricezione un buon mondante da parte di Rossetto e poi il muro punto da parte di Veronica Taborelli. 2-0 colpita alla testa Roberta Carraro. È in grado di continuare a giocare, si aspetta ancora qualche istante, sì, tutto a posto per Roberta Carraro. Dall'ok anche al primo direttore di gara. Molinaro. Pallone che si impenna, quello colpito da Milana, poi Rossetto, ancora una volta il muro di Mondovì, out di pochissimo. Nell'occasione il primo punto per Martignacco. Cortella al servizio. Trevisan non precisa nell'occasione, allora Bisconti a dare il pallone a Lia Hardman che va a piazzare questo pallone da posto 4 verso posto 6, laddove non è schierata nessuna delle ragazze friulane. 3-1 Mondovì. Taborelli. Va all'opposto di casa, palla che scende di Veronica Taborelli, si abbassa Modestino, nulla da fare per Barbagallo nell'occasione che chiede spiegazioni alla sua compagna di squadra. Arriva l'ace numero 1 per Taborelli. Ancora Taborelli, Milana, ancora Milana, a terra questo pallone, 2-4. Secondo punto per Martignacco. Il servizio di Modestino. Trevisan. Cubino per Montani che rincorre questo pallone. E Carraro, Rossetto, pallone che è buono per Mondovì, piazzata di Arman che gioca malissimo col muro nell'occasione perché taglia fuori il secondo intervento difensivo da parte delle sue compagne. 3-4, errore grossolano per Mondovì, anche di Cumino in occasione precedente che serve un pallone decisamente troppo staccato per Montani. Trevisan, Cumino per Lia Arman, a terra questo pallone aiutata dal nastro nell'occasione. Nuovo break Morregalese 5-3.
Sarà la stessa Arman a presentarsi la battuta. Barbagallo, poi Carraro apre molto bene alle sue spalle per l'attacco da parte di Rossetto. Money out 4-5 per Martignacco. Il servizio affidato ad Aurora Rossetto. Palla lunga quella servita da Rossetto. Primo errore in questo fondamentale di questo tie break. Avanti ancora Mondovì 6-4. Montani alla battuta. Va a giocare questo pallone corto Montani sui 3 metri, ma Milana mette a terra il punto numero 5 per Martignacco. 5-6 Martignacco che porta in battuta proprio la statunitense in battuta. Battuta tutto braccio per lei, ci arriva Trevisan, va a piazzare poi questo pallone sui 3 metri, la pipe vincente ancora una volta da parte di Montana e le formazioni sono su 6 pari. Ancora Milana la battuta. A forzare anche questo servizio Cumino a cercare ancora Trevisan e mette a terra questo pallone per Mondovì 7-6 LPM. In battuta Maria Luisa Cumino. Una palla tagliata di Cumino. Carraro, la fast fermata a muro da parte di Molinaro, quella cercata da parte di Mazzoleni. Si va al cambio campo allora con l'LPM Banca Alpi Marittime Mondovì in vantaggio per 8-6. Tanto approfittiamo della pausa per aggiornarvi sui finali delle altre partite. Soverato 3-0 in casa con Modica, stesso identico punteggio per Sorella Ramonda Montecchio su Catania. Pinerolo glissa 3-0 anche la Platica Club Italia Crai. In anticipo, lo dicevamo in precedenza, Como batte al tiebreak in rimonta il Vicenza. 2-2 invece in questa quinta giornata di girone B tra Mondovì e Martignacco, riposa Talma Sons. Si può riprendere a giocare allora con Mondovì avanti 8-6. Servizio sempre nelle mani di Cumino. Rossetto ancora, lei va a cercare questo attacco da posto 6. Poi Taborelli per Mondovì, cross out, questo pallone fuori veramente di pochissimo. Il punto numero 7 allora è per Martignacco. Monica Mazzoleni alla battuta. Mazzoleni alla battuta. Arman. Taborelli ad aprire per l'attacco di Trevisan che molto intelligentemente appoggia sulle mani del muro. 9-7 Mondovì. Nuovo cambio però nelle fila di Martignacco, fuori Modestino, dentro Eckel.
servizio di Trevisan. Ci arriva Rossetto. Carraro per questo pallone colpito malamente nell'occasione da Sara Cortella. Salgono a 3 i punti di vantaggio di Mondovì, 10-7. E allora coach Gazzotti va saggiamente a fermare il gioco per le sue ragazze. Time out per l'Itas Martignacco con Mondovì avanti di 3 lunghezze. Non l'avete visto inquadrato in precedenza, ma il coach era arrabbiatissimo quando ha tolto dal campo Modestino per il suo precedente intervento a muro sul pallone spinto da parte di Trevisan da posto 2. Vediamo quale sarà allora l'esito di questo match con le squadre che rientrano in campo. Rientrano squadre in campo, 10-7, questo tie-break. Servizio sempre nelle mani di Francesca Trevisan. Palla schiacciatrice Morregalese, pallone però lungo che si spegne out oltre la linea di fondo. Primo errore in battuta anche per Mondovì questo quinto set. Uno per parte, 8-10 il punteggio, e Roberta Carraro alla battuta. Tra le fila proprio rosso-blu nella stagione 2016-2017. Arman. Cumino apre alle sue spalle per Taborelli che incrocia il pallone proprio su Roberta Carraro. E poi l'errore in seconda battuta da parte di Milana con questo attacco da posto 6. 11-8 Mondovì. In battuta Beatrice Molinaro. Carraro che si scontra con Ekel, inspiegabile l'intervento da parte di Ekel nell'occasione su questo secondo tocco, probabilmente una palla chiamata dalla centrale numero 17, allora va a interrompere il gioco coach Gazzotti. Con Mondovì avanti 12-8, accusa colpo adesso l'Itas Ceccarelli Group. Martignacco, buono il ritorno di fiamma delle Morregalesi, veramente laddove sembrava tutto perso nel corso di questa gara. Una partita a due facce da parte di entrambe le formazioni che si stanno fronteggiando oggi sul Taraflex rosa del Palamanera di Mondovì. Il secondo direttore di gara, la signora Claudia Lanza della sezione di Napoli, che va a richiamare le due formazioni in campo. Mondovì al servizio ancora con Beatrice Molinaro. Palla che scende, Carraro alle sue spalle per l'intervento da parte di Cortella. Poi Mondovì che va ad attaccare con Taborelli, si trova la porta sbarrata in faccia alla Sarasina e scalzata da parte di Aurora Rossetto. Punto numero 9 Martignacco. Sarà Cortella la battuta. Trevisan, Cumino può alzare questo pallone per Taborelli. Carraro, poi Barbagallo, l'attacco di Rossetto, prova a fare ordine Cumino per le Morregalesi. Arman, pallone sporcato dal muro e poi un attacco difficilissimo, quello messo a terra da parte di Milana con questa palla a mezza altezza, poco sopra il filo del nastro. Meno 2 per Martignacco. E allora è coach Solforati a interrompere il gioco per le sue ragazze. Momento delicatissimo di gara che potrebbe regalare i due punti, la massima posta in palio a disposizione nel quinto set ad una di queste due formazioni. Prova a fare ordine allora il coach delle Morregalesi, si spiega con le sue ragazze. Stessa cosa dall'altra parte del campo, non lo vedete inquadrato in questo momento, fa coach Marco Gazzotti. Rientro formazioni in campo.
10-12 al tie break con Martignacco al servizio con Sara Cortella. Palla buona quella servita da Cortella, poi Arman da posto 4 verso posto 5, nulla da fare per Barbagallo, torna avanti su più 3 Mondovì, 13-10. Servizio affidato a Taborelli. Palla che scende, raccoglie Milana, poi il primo tempo vincente da parte di Ekel, arriva con un attimo di ritardo Veronica Visconti, importante l'intervento tentato comunque dal libero morregalese. 11-13, formazioni comunque ancora appaiate, la stessa Ekel al servizio. Arman, positiva la sua ricezione, riceve anche pallone di ritorno messa a terra magistralmente dalla statunitense. 14-11, match point e doppio cambio nelle fila di Mondovì, dentro in prima linea al palleggio Pasquino al posto di Cumino e Morgana Giubilato al servizio al posto di Liarman. Pronta Giubilato alla battuta, fischio da parte di Davide Morgillo che arriva in questo momento, parte allora Giubilato, palla tagliata di Giubilato ed è lei a chiudere il match per Mondovì con il parziale di 3-7-2, 25-19, 13-25, 20-25, 25-18 e poi 15-11. Ma che bellissima gara quella disputata a Mondovì tra queste due ottime squadre, con Mondovì che apre bene, Martignacco che spinge sul secondo e terzo parziale, poi Mondovì a metterci la firma con le sue ragazze. Veramente un grandissimo match trasmesso qua in diretta da Mondovì. Noi ci salutiamo, allora vi ricordiamo che il prossimo turno si giocherà domenica 7 novembre e ci sarà l'anticipo alle ore 16 di Martignacco in casa contro Catania. Mondovì ospiterà invece il Club Italia Crai qui proprio al Palamanera dal vostro Daniel Ossino. Allora è veramente tutto da Mondovì, una buona serata a tutti.